No, è stato schiacciato da Barcia. Non l'abbiamo mica detto. Gli ha fatto il tabletop sulla coppa. Sì. Voleva fare la tavola, non so. Non lo so, cos'è. Bella a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Più in ritardo che mai. Volevamo fare tre video. Avevamo anche registrato il primo. Poi c'è stata una concatenazione di eventi tra vacanze, gare, cose che da fare. Che abbiamo fatto uscire solo il mondiale. Facciamo un bel commentone finale allora del Super Motocross, ragazzi. Finals. Playoff più finals. Il Super Motocross è tutto il campionato, quindi tutti i tre campionati. Il bordello. Il Super Motocross Finals sono le tre gare. Dove porti a casa il jackpot peso. Puoi andare morbido, non vinci il migliore, magari però... Un 15-16, un quei 40k. 15-16 se sbagli le partenze e cadi tre volte. Con quei 40k... Le porti a casa con la paglia. Porti a casa. Se stai 10, un quarantino. Che non è male, eh? No. Non è male perché il nostro mondiale, come sappiamo, ci lamentiamo sempre, continuiamo a farlo. Non è possibile neanche vincere un millino. Questo mix motocross, supercross, che comunque... Le piste, ben detto, abbiamo parlato prima di LOL, non sono come quelle dell'anno scorso, un po' meno belle. Sì, pareri, molto meno belle. Pareri poi, insomma. Sì, sì. Però danno possibilità di sorpasso. Più un tradizionale, direi io, con due sezioni di supercross. Uno però, o due. Sì, bello veloce comunque. Molto cioè, veloce, sì. Non lascia tanto respiro, sabbia, ne hanno messa tanta questa volta. È stata fatta la prima gara a Concord, New York, su un tracciato da drag race... E si è notata la partenza solita che fanno in quei tracciati, quindi due cancelli di partenza da 11, precorni 22, che si uniscono dopo un paio di curve Concord, perché sì. Giravano prima a sinistra e poi si univano. Ci sta, limiti un po' il mucchio, secondo me limiti. Concord comunque si sono visti dei bei passaggi, delle belle botte, perché la sezione di sabbia ha tirato giù Sexton, ha tirato giù... il Hombre 21 che ogni tanto ci regala qualche perla. Ha dato una pacca veramente solida. Sì. Vedi che solid race, solid pack. Vedi che porta a casa il giorno dopo sei ingrillato, olio denso. Sì. La 250 comunque è filata molto liscia perché Deegan è partito praticamente ultimo in entrambe le manche. Bello gasato dopo il National. E ha vinto entrambe le manche. Morbido. Senza molto veloce, attualmente penso forse uno dei 250 più forti sarebbe da confrontare con un Conan. Sì. In una pista così andrebbe forte anche Conan. Bomer fa due bellissime partenze in testa e si porta a casa un secondo e un quarto posto che gli valgono il secondo posto finale, mentre Kitchen con la sua estrema velocità ma purtroppo non riesce a concludere niente quest'anno, perché fa un quinto e un secondo, si porta a casa il terzo posto e poi sparisce da questi playoff finals per il resto delle gare. Quindi... Sì. Nella 4 e mezzo invece abbiamo il ritorno di un jet fuori dal tutto, praticamente tutto il National. Si è preso una gara per misurarsi un pochino, ha sì. Fatto secondo la prima manche. Poi dopo torna a vincere immediatamente, ragazzi. Alessio da quando torna jet sta meglio. Sta meglio. Penso che c'è una guida così, che come lui, quella velocità lì è già difficile avercela insieme. Unito a una testa da campione, perché torni, non è che dici ma sei un po' lontano dalle gare, c'è un po' di para, non l'ho visto, no. Insomma, teso, molto sereno, lui arriva, attacca quello che deve fare, il completino, va a casa. Sapeva che questa prima gara non voleva praticamente niente, nel computo finale poteva far secondo come poteva far primo. Ma ha vinto. nel dubbio. Era a posto. Un po' di bagarre con Tomac, quindi bello vedere anche un Tomac che il National super in forma, gara, super in forma in questo momento. Sexton invece 4-3, secondo me è molto stanco. Si lamentava della moto, sì, molto stanco, troppe gare. Passando invece a Texas Motor Speedway, quindi circuito a NASCAR, pista tipo Daytona, sì, una cosa del genere, naturalmente senza whoops, più veloce, secca. Nera, secchissima. Secca nera. Secchissima, ragazzi, secchissima. Si sono visti. Come fare una gara sul gommato nero? Con le sospensioni supercross, difficile. Perché veramente facevano fatica loro. Atterravano dalle sezioni, non sapevano mai come rispondeva. Come rispondeva la moto. Secondo me è molto difficile. Ha sbagliato così nella preparazione, forse. È stato un errore di valutazione. Sì. Deegan sicuramente non ne ha risentito. Assolutamente, anzi, non si perde un momento per confermarsi. E fare proprio, cioè farlo anche vedere palesemente.
Vial ha tenuto botta questa manche perché con un 3-2 si è conquistato la seconda posizione. Ricordiamo che la prima gara ha i punti normali, la seconda gara i punti doppi, la terza gara i punti tripli. Quindi più ci avviciniamo all'ultima gara, più è meglio fare bene. Esatto. Vial si è fatto secondo, si è portato a casa i suoi punti. Shimoda con un 2-3 ha fatto terzo. Sì. Ma il campionato non era ancora finito, perché con l'ultima gara a punti tripli poteva... sbagli qualcosa, uno fa bene, ti ribaltarsi mangia la situazione. In 4 e mezzo Hunter invece vince con un 1-3, tra l'altro prima manche bellissima, ragazzi, se volete andatevela a recuperare perché spettacolare, passaggi, ha sbagliato Jet, ha sbagliato Tomac, Hunter che li passa, bellissima, bellissima. Chase invece, Sexton, dopo un quarto della prima manche si porta a casa la seconda manche con una partenza in testa, finalmente abbastanza solida come manche, come gara, ecco. Jet invece con un 2, con un 3-2 un po' così rana, però intelligente, vedi, non si è preso il rischio, una pista brutta non si prende rischi, eh. Las Vegas, ultima gara di questo Super Motocross, pista secca anche lì, non come il Texas ma comunque secca. Las Vegas è sempre stato un terreno del Supercross quando fa l'ultima bello, sì, duro, polveroso anche, sì, ogni tanto a tratti polveroso. Pierce Brown vince a sorpresa, perché lui è lì, no? Deve cambiare team adesso, come vai a vedere da gas gas, allora sei che non so cosa succede. Provo. Provo, faccio un 2-1. Vinco. No, 1-2, cosa? No, un 2-1. 2-1. No, faccio questo test qua. Vince davanti a un Deegan che... spettacolare. 1-2. Ma, ragazzi... cioè, spettacolare. Cioè, il passaggio della prima manche... c'ha un controllo della moto in questo momento, delle, insomma, mentalmente, tutto, cioè, proprio al top del top. A me non piace come personaggio, ma... come pilota, anche a livello di tecnica, si è visto che faceva dei salti, questa, cioè facciamo solo i 4 e mezzo o pochi 2 e mezzo o ogni, sì, tanto lui lo spara, lui non so, secondo me lo vede e dice boh, si può fare e lo prova, e gli porta a casa il 500 e compra la macchina da quello che lui, R8, Audi R8, subito il giorno dopo, un po' maranza, un po', eh. Jet invece in 4 e mezzo vince, era molto attesa la gara in 4 e mezzo, certo, perché Hunter sono arrivati solo a pari punti. Già solo arrivando secondo una gara invece di fare terzo in gara 1, se fosse fatto 2-2 avrebbe vinto Hunter il campionato SMX. Quindi, ma tesa la situazione, sì, molto tesa in casa Lawrence. Ma Jet vince, per fortuna Hunter fa 3-2 per lui. Jet non sbaglia però queste cose qua, no. Poteva fare il secondo Hunter, però Jet intanto il massimo poteva farlo, ha fatto, cioè più di così si è messo a posto per la serata. Tomac con un 2-3 finisce il campionato comunque in terza posizione dietro ai due fratelli, imbattibili in questo momento. Sì. Per l'età comprensibile, però di Tomac c'è terzo, buono. E con questo finiscono le SMX Finals, quindi Jet si porta a casa il milioncino e due, Hunter si porta a casa il 500 nel secondo posto e Tomac si porta a casa il 300. Sì, penso una cosa così. Vabbè, cosa del genere. Prezzi per folli. Terzo posto. Forse non folli per quanto rischiano, ragazzi, questi atleti. Folli per noi, cioè noi del settore, mondiale, sì, per noi è follia, no? Cioè, nel senso che dici una cosa esagerata. Sì, MotoGP li prendono quei soldi lì. Diciamo che sì, per quanto rischiano, ragazzi, è comprensibile, di buono, sono i suoi prezzi, direi. Continuiamo con le pagelle. Via. Non capiamo come mai uno con il suo talento si trovi sempre nelle posizioni di rincalzo. Kaba ci ha visto bene, ma lui dovrebbe iniziare a badare meno alle accoggiature e più al polso destro. Kitchen 5. Con l'entusiasmo, la voglia di vincere e la determinazione che mette ogni volta che scende in pista, sarà molto dura nei prossimi anni contrastarlo. Deegan, 10. Tutte le volte che entra in pista si assicura che gli abbiano montato il limitatore, perché senza quello il numero 3 si ritroverebbe parecchio spaesato. Queste tre gare gli sono servite come antipasto, ora arriva il piatto forte, in nazioni. Tomac, 8.
pensavate veramente che dopo il ritorno del fratello minore lui se ne restasse in disparte? Vince e convince, diventando un pericoloso contendente al titolo 2025. Hunter Lawrence, 9. I can't contain it, I'm coming out with a statement. You really changed, man, all your music and arrangement. You don't know shit, shut your mouth, you can save it. I'm the same dude that got his come up from the basement. Il setting della sua KTM è sempre un argomento molto molto caldo. Se vuole, gli prestiamo le nostre sospensioni per un test veloce. Della Vache comunque è un continuo progredire finché qualcuno non decide di trasformarlo in una tavola mobile. Chase Sexton, 5. Ci eravamo lasciati in una maniera un po' brusca, per fortuna che sei tornato. Le parole della sua Honda risuonano nei tracciati del Super Motocross. Non male come gare di rientro. Jet, 10. Terminate le pagelle, siamo ancora qua. Sì, siamo ancora qua. E... è andato un po' in vacca questo video, ragazzi. Sono successe mille cose. Per vabbè, noi, per noi. Niente, conclusione finale, che dire, il Super Motocross piace, prende piede, piace a tutti, secondo me anche ai piloti alla fine. Cioè si lamentano per il numero di gare, ma alla fine... Se togliessero 4 gare dal Supercross... Ci starebbe, da Dio. E avrebbero un po' più di lasso di tempo. E un paio di gare dal National. No, ma ci sta il National, meno di 10, di un buon campionato così importante. 10. Ah, 10, ok. Fare un 16-10. Poi le tre finali... ci starebbe. Così è un pochino tirata la situazione, anche perché sei fanno... gare in più, ragazzi, si sì. Sentono secondo me durante l'anno, e secondo me si sono molto tirati, perché tipo Sexton le ha fatte tutte, ha spompato Tomac, no, vediamo, infatti c'è, cioè, anche Hunter le ha fatte tutte, sicuramente con un'altra ottica, cioè, ragazzi, di imparare le prime gare eccetera. Vediamo da un Hunter Lawrence che la prima gara del Supercross non si è qualificato, cioè un Honda HRC che non si qualifica, assurdo, assurdo, no? Accettiamo alla fine che si gioca un campionato, quindi il suo percorso è stato fatto. Sicuramente la crescita, cioè la prendi diversamente, no? Un campionato così sotto un altro punto di vista, a differenza dei top rider che lo prendono con vincere, 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 voglio vincere questo, voglio vincere quell'altro. Quindi ovviamente arrivi alla fine del campionato che... forse sei un po' più lucido a livello mentale. Invece Sexton, secondo me, ragazzi, è tritato, è un budino in questo momento. Sì, comprensibile. Primo anno in KTM, tra l'altro, quindi... Noi l'abbiamo detto, ragazzi. Nell'ultima gara Sexton è stato... schiacciato da Barcia. Non l'abbiamo mica detto. Beh, e gli ha fatto il tabletop sulla coppa. Sì. Voleva fare la tavola, non so. Lo so, cosa, ogni tanto queste cose qua c'è... Ma poi Sexton si vede che accompagna l'ultima gobba, ok? Ma Barcia salta alto. Ma sì, ma è brutto. E poi non è caduto Barcia. Ma lungo. È follia che non è caduto Barcia. Nessuno dei due è caduto. No. Oh. Da preso fastidio, qua. Da fastidio nella coppa lì. Preso qua. E si dice che vabbè abbia qualcosina, ma non niente di che, salta le azioni, classica cosa degli americani. Niente, tra l'altro meglio, ma... dai, sì, c'è Tomac, sì, sì. Anche Imas convocato a nazioni non correrà a nazioni, e al suo posto un Cooper Webb messo in 250 che mi ricordo che andava fortissimo in 250. Come sempre ricordatevi di attivare la campanella per i prossimi video, condividere il video se vi è piaciuto, mettere un like, commentare e iscriversi, che è la parte fondamentale, perché noi vediamo che non si iscrivono, quindi non è che dite no, non è vero, non ci scappate, no, scappate cazzo proprio. Detto ciò, ci vediamo alla prossima, ciao a tutti ragazzi.